Qual è il titolo che preferisce? Maestro? La sua professione però. Non so se me lo merito, ma mi diverte se definito maestro. L'emozione è tanta di vedere delle cose del genere esposte e di vedere che la gente si sofferma. No, io ho fatto una volta per gli quanti minuti. Quindi lo stesso obiettivo del poeta è quello di maravigliare, quindi queste fotografie le possiamo presentare come poesie? Sicuramente, e l'obiettivo è di far vedere alle persone che si può mostrare anche un'immagine e dare un'emozione, dare una gioia, e quindi se l'artista può essere uno strumento per dare la gioia, lo scopo è raggiunto. Andò in Marinai, Sorrentini ci introdusse tutta la serie riguardante l'Amerigo Vespucci. Lei sa che l'Amerigo Vespucci quella l'ho fatta io, ma fotografato così non lo abbiamo mai visto. Queste foto non sono quelle dei libri della Marina Militare. Grazie di i libri della Marina Militare sono libri bellissimi, queste però sono foto pazze. Ma io sono curioso, voglio sapere la vostra professione, non l'ho letto ancora né visto il catalogo. La mia professione, io ho servito lo Stato per 38 anni, sono ambasciatore d'Italia, a riposo da 5 mesi e ho fatto anche altre cose, perché ho trovato il modo di fare fotografie, di scolpire, di costruire modelli architettonici e modelli navali, costruisco locomotive, ho il patentino per le locomotive a vapore e alcune altre cosette ancora di questo genere. Dalle foto non traspare una ricerca antropologica delle popolazioni con cui lei ha avuto a che fare? Poco, solo in Perù. Solo per in Perù. Non far trasparire la professionalità che a cavalli e sorpassa la personalità, o perché ha volutamente messo fuori? Ma io sono sicuro che nel cassetto ce ne stanno almeno altrettante da mostrare. Ce ne sono tante altre, però mi divertiva mostrare quello che ho fatto quando avevo 18 anni e secondo me è interessante vedere come un artista che ha la mia età a 18 anni riusciva a cogliere delle immagini di persone. Ambasciatore, in queste fotografie ci sta tutto, ma non vedo donne. Ci sono solo delle donne peruviane, no, ho fatto pochissimi ritratti. In Perù è stato sul Machu Picchu. Ci sono delle sculture di sopra, ci sono delle sculture, c'è un nudo femminile, molto bello secondo me, piccolo, un bronzo e una testa, ma non ne ho fatte molte, preferisco il non figurativo. Tra le varie ambascerie, il Perù è quello che ha messo in fotografia, ma poi le altre città sono... Lì non lavoravo ancora, lì ero un giovane studente, invece io sono stato 8 anni a Washington e ci sono le porte di Washington, sono stato 8 anni a Mosca e ci sono alcune foto della Russia, sono stato in Germania, sono stato ambasciatore in Bulgaria, quindi c'è un po' di tutto, però ho cercato di utilizzare ogni momento viaggiando per mettere quello che avevo e sentirle con il cuore, ed è quello che io spero che il visitatore capisca, che sono fatte con il cuore e sono cercate, sono vissute, sono pensate, ma se io di notte mi sveglio e dico ma questa potrebbe essere migliorata, allora vuol dire che c'era qualcosa da fare. Non vedo nelle immagini nessuna ispirazione di tipo grandi maestri fotografi. Non vedo nessun alitare sull'obiettivo, sapete, di queste genialità, nessuna. Io non sono un grande non ho mai messo calze, non ho mai messo calze sugli obiettivi. Henri Cartier-Bresson, per esempio, non lo troviamo nelle immagini. No, niente del genere. Fascino per le cose, per l'architettura e per gli oggetti dell'uomo. Sono foto semplici che chiunque potrebbe fare, questo secondo me è il segreto. Quel tronco lo può fare chiunque. Basta guardare e fotografare. Ecco qua. Grazie. Ecco.